Buonasera a tutti i nostri amici, domenica 9 novembre 2020 siamo nuovamente alla Vitrifrigo Arena per la settima giornata di campionato tra Carpegna Prosciutto e Open Job Varese. Come al solito ormai il siparietto si comincia con le due super giornaliste del Corriere Adriatico e del Resto del Carlino. Prima di cominciare un ricordo anche vostro del nostro amico Fabio, di cui ieri abbiamo celebrato la commemorazione. Sicuramente se il palazzetto fosse stato pieno lo avremmo visto seduto lì in tribuna come lo abbiamo visto sedere per tantissimi anni. Betta, tu che ricordo hai di Fabio? Guarda, per me la cosa più bella che ha fatto Fabio è stata l'organizzazione dell'Old Star Game. Era il 2005 e a Pesaro non era mai ancora tornato da Rendei. E lui riuscì insieme a Federico Buffa, che poi curò la direzione artistica della cosa, Lollo Scatigna e altri ragazzi che sono, non ricordo, però riuscì a organizzare una cosa clamorosa, perché nemmeno la società forse ci aveva mai pensato oppure non c'era riuscita, non lo so. Comunque sta di fatto che a distanza di 13 anni da quando Darren se n'era andato, cioè nell'estate del 92 dopo aver vinto la Coppa Italia insieme a Workman, non era mai più tornato a Pesaro e quell'anno lì magicamente insieme anche a Bui si giocò questa partita meravigliosa con Massimo Ambrosini, ci divertimmo tantissimo e devo dare atto a Fabio di quella volta, non è stato solo un appassionato, un tifoso di basket, è stato qualcosa di più, lui aveva un talento per l'organizzazione degli eventi, era stato anche un DJ, cantava, l'ho visto cantare insieme a Gio Castellani, cioè aveva proprio, era un geniaccio, ecco. E quindi, talento artistico. Camilla, tu gli hai dedicato un bellissimo articolo oggi sulla pagina del Corriere Adriatico. Sì, ho seguito un po' purtroppo tutto quello che è accaduto in questi giorni, è stata davvero una scomparsa sconvolgente, non se l'aspettava nessuno di noi, siamo rimasti tutti scioccati, anche perché era veramente giovane e in forze, era, come ha detto Betta, un grande organizzatore, soprattutto un grande aggregatore. Sapeva tenere insieme persone di diverse compagnie, di diverse estrazioni, di diverse città e quindi è stato veramente un grande personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere. L'ho conosciuto tramite lo sport, ma era un grande amante della musica, di Bruce Springsteen, del mare, del porto, amava andare in barca, era anche un grande cuoco. È veramente una persona che è stata raccontata molto bene anche da voi dei Senza Giacca durante la cerimonia di Cristo Re. Complimenti, perché è stata una cerimonia molto molto toccante, organizzata splendidamente da Angela Ciccini, dai suoi amici e dai familiari. Esatto, ti ringrazio di queste belle parole. Allora, the show must go on, ci hanno insegnato ormai negli ultimi tempi questa frase. Questa sera si può dire chi manca, speriamo che Fabio dall'alto possa veramente aiutare i nostri eroi a sopperire a questa gravissima assenza. Betta, a te l'onore di dire chi non sarà della partita. Non è l'onore, è l'onere, perché ormai purtroppo la voce circolava da questa mattina. L'hai messa in giro tu, di la verità. No, i tifosi già lo scrivevano ieri, ma non so se era più una paura. Comunque dai, è Tyler Kane, ormai per chi non lo sa sarà un colpo al cuore saperlo in questo modo, perché ecco, l'unico giocatore di cui non possiamo fare a meno è il nostro pivot, perché non ha un cambio, è proprio lui, cioè veramente quando si dice che la sfiga ci vede benissimo, ma la fortuna è cieca, in questo caso la fortuna è stata veramente cieca, perché non è che ci sono tanti contagiati, ce n'è uno e la sfortuna ha voluto che beccasse proprio il nostro pivot, che oltre che essere un ex di questa partita è, diciamo, l'unico lungo di ruolo della nostra squadra. Sappiamo quanto Repes abbia battuto su questo fatto di volere un altro lungo, sappiamo anche perché non è stato preso, basta guardare il palazzo, non c'è nessuno, quindi i mancati incassi e anche la paura che il campionato tra poco possa essere fermato, perché c'è anche questo rischio, hanno indotto la società a non fare questo acquisto. Stasera però la paghiamo cara e vedremo. Allora, le alternative, tu mi hai chiesto prima Simone Zanotti, che potrà giocare un po' da 5, e Beniamino Basso, che è la partita della vita per lui, la serata della vita, è la... Quando si dice no, ti passa un treno e prendilo Beniamino sto treno stasera. Camilla, ci presenti Varese? Varese è un'avversaria ostica, nonostante le 4 sconfitte consecutive bisogna stare attenti, perché è stata costruita bene in estate, poi ci sono stati questi sconvolgimenti e in panchina a pagare è stato Attilio Caia, è arrivato Massimo Bulleri da Ravenna e quindi ha cambiato un po' volto la squadra. E per quanto riguarda i giocatori, dovrebbero essere senza Ferrero e senza De Vico, quindi anche loro
a scartamento ridotto e non c'è neanche l'ultimo acquisto Jones. Diciamo che se la partita fosse stata rimandata probabilmente questi giocatori sarebbero rientrati, quindi da una parte siamo quasi, no, quasi pari, anche se Kane è veramente mezza squadra per quanto riguarda Pesaro. Mi piace molto Giovannino De Nicolao, un giocatore che conosco personalmente, che ho seguito da tanto tempo, è stato in America, è stato in A2 anche a fare il titolare, quindi un giocatore che stimo tanto come tutta la sua famiglia. E poi naturalmente c'è Scola e tutti siamo in attesa di vedere questo bellissimo derby argentino, in particolare con Delfino ma anche con Filloi. E quindi ecco, attenzione, dobbiamo assolutamente rincorrere questa seconda vittoria casalinga consecutiva, terza vittoria totale tra le partite appunto filate, e sono 2 anni che non si vincono 3 gare di seguito, quindi è una buonissima occasione. La chiudiamo qui, signori, intanto l'ultimo pensiero va nuovamente a Fabio, e lo ricordo perché oggi al termine di Juventus-Lazio, lui era un grande tifoso juventino, immancabilmente al gol preso all'ultimo minuto dalla squadra di Pirlo avrebbe scritto nei nostri gruppi Pirlo out. La Vissa ha perso anche lì malamente, quindi probabilmente avrebbe scritto Di Donato out, perché scriveva sempre così. Adesso non penso che se perdiamo stasera scriva Repesh out. Lo può scrivere solo nel cielo. Grande puntone, dacci una mano stasera. Esatto. Bacio, ciao. Grazie a tutti, alla prossima.